Ha visto una larga partecipazione di lavoratori l'assemblea intersettoriale tenuta stamani a Pescara in vista dello sciopero del 22 dicembre prossimo a Roma, che interesserà i settori del commercio, terziario, turismo e ristorazione collettiva. In Abruzzo e Molise i lavoratori interessati sono oltre 140.000. Lo sciopero è stato proclamato per protestare contro il mancato rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Noi chiediamo aumenti salariali in linea con quelle che sono le regole che dicono che va adeguata all'inflazione. Le aziende rispondono che questo non è possibile, in settori che oggi non soffrono più della crisi però, e noi non ci stiamo, per cui abbiamo deciso di interrompere le trattative e di scioperare. Questi sono settori importantissimi per la nostra economia, basti pensare che rappresentano circa un terzo della forza lavoro del paese, perché ci sono più di 3 milioni di lavoratori nel commercio, più di 1,5 milioni nel turismo e 1 milione di lavoratori che stanno nella ristorazione collettiva. Miccoli, come sarà articolata la giornata di sciopero? La giornata di sciopero sarà articolata in 3 manifestazioni, una a Milano, una a Roma e l'altra a Napoli. Noi partiremo con degli autobus dall'Abruzzo per raggiungere Roma. I lavoratori oggi saranno incentivati e stimolati a partecipare a questo sciopero. Una battuta veloce, il ministro Salvini oggi ha detto che avrà, che per il 15 prossimo lo sciopero dei trasporti precetterà i lavoratori e ridurrà lo sciopero da 24 a 4 ore. Io mi domando se lo stesso ministro si preoccupi di interloquire con la collega per capire che i salari di questo paese sono bassi, per cui le preoccupazioni non devono essere solo quelle limitate a ridurre le attività dello sciopero, ma anche capire che in questo paese le persone non ce la fanno più ad arrivare a fine mese. Gli enti datoriali hanno deciso di alzare la voce, tutti, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione e Distribuzione Cooperativa. Hanno deciso che siccome c'è stata la pandemia, ci sono state le guerre, c'è stato il caro energia, sono aumentati i costi delle derrate, hanno deciso di scaricare tutti questi costi sul costo del personale, quindi non rinnovare i contratti, ma i lavoratori non hanno altro. Le aziende decidono di non rinnovare il contratto, di non incrementare la retribuzione, ma addirittura decidono di mettere in discussione istituti contrattuali importanti come 14esima mensilità, la carenza di malattia, l'anzianità, i ROL. Tutti questi istituti vogliono addirittura metterli in discussione in cambio di un incremento della retribuzione. Tutto questo è inaccettabile.